Sindaco, tutto pronto per questa data storica per la città di Tolentino, 10 settembre, ore 21, taglio del nastro e riconsegna alla città del Teatro Nicola Vaccai. Sì, finalmente, è una gioia immensa e un'emozione immensa, come credo in tutti i cittadini di Tolentino, soprattutto in coloro che hanno lavorato al recupero di questo teatro in questi 10 anni. Ecco, posso dire con grande serenità e grande forza un grazie immenso, incalcolabile a tutti coloro che hanno reso possibile questo recupero, quindi a partire dagli sforzi che sono stati fatti a livello amministrativo. In questo caso non mi limito a dire quello che abbiamo fatto noi in questi 6 anni, che è tantissimo, ma anche a chi ci ha preceduto, perché comunque tutti abbiamo creduto e fortemente voluto il recupero del Teatro Vaccai. È bello, stupendo, artisticamente, strutturalmente, tecnologicamente inimitabile. Peccato solo per i posti a disposizione, che sono solo 370 e che ci hanno obbligato in questa prima serata a far fare tanti sacrifici a tutti coloro che avrebbero voluto far parte, appunto, vivere questo momento in diretta con noi al Teatro Vaccai. Ringrazio in particolar modo l'ingegner Barbara Capecci insieme ai geometra Ferranti Gian Nicola e Massimo Valpiani per il grande lavoro svolto ogni giorno in quella struttura a vario titolo. Ringrazio tutte le imprese che ci hanno lavorato, ringrazio ovviamente la provincia, la regione, lo Stato e tutti coloro che hanno supportato la Fondazione Carima per tutto quello che è stato il contributo, oltre ai vari benefattori singoli e a tutti coloro che si sono prodigati a livello di associazioni, di fondazioni per recuperare questo teatro. Grande emozione. Riconsegna del Teatro Nicola Vaccai che riapre e subito con un grande appuntamento e non poteva essere altrimenti, firmato Saverio Marconi. Sì, certo, però adesso no, c'è un'inaugurazione con tante belle cose e soprattutto con l'emozione di rientrare al Teatro Vaccai. Io questa emozione l'ho vissuta in prima persona, ovvio, l'ho visto prima. Ci sono andato un po' di giorni fa, non c'era quasi nessuno, quindi facevano piccoli lavori, sono entrato da parte degli artisti, diciamo, quindi il primo impatto è stato vedere la platea dal palcoscenico, il mio modo di vedere il teatro, ed è stato emozionante, molto, perché non è un teatro che riapre, ma un teatro che nasce, che è diverso. Un teatro che nasce perché l'impressione che mi ha dato, pur sapendo che tutto è stato ridipinto, rifatto, ma è nuovo. Abbiamo il privilegio di entrare in un posto nuovo, come gli spettatori del 1800, non quelli del 1700, perché il Lucatelli l'ha fatto dopo questi affreschi. Quindi è un'emozione molto particolare. Il teatro è stato restaurato molto bene, sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista tecnico e organizzativo, quindi è una bellissima occasione per farlo vedere anche a tutta la cittadinanza.